L'unica birroteca del centro-sud Italia che ha deciso di aderire all'iniziativa nazionale hashtag Io apro alle 5 si trova a Giulianova. Apertura dell'attività domani mattina alle ore 5. Non è una protesta legata alle restrizioni anti-Covid, ma una provocazione che punta a stimolare una reazione sia nel pubblico che negli altri esercenti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i clienti a esercizi similari in merito al fatto che è necessario sfruttare tutte le ore possibili di lavoro che vengono concesse all'attività attraverso i decreti ministeriali. Abbiamo aderito a questa iniziativa che è partita a nord nel senso legale, al contrario diciamo del discorso io apro che si apre quando non bisogna aprire. Noi pensiamo che bisogna rispettare le regole e usare al massimo le ore che ci vengono concesse ed è per questo che partecipiamo all'iniziativa Io apro alle 5. Apriamo alle 5 con l'intenzione di stimolare le persone, i ragazzi anche meno giovani, ad usare tutto il giorno perché il mondo è cambiato. Non in peggio, ma è semplicemente cambiato dopo il Covid, quindi ci dobbiamo solamente adeguare a questo mondo che verrà. Così facendo speriamo che gli assembramenti che abbiamo spesso nella sera, cioè gli assembramenti, come dire, sento che c'è gente, tanta gente che arriva fra le 5 e le 6, si possa evitare, perché il nostro lavoro è quello di vendere birre e dare sorriso e non fare i vigili urbani. Quindi pensiamo e crediamo che sollecitando e facendo un po' scuola nei confronti delle persone riusciremo a combattere questa battaglia che altrimenti non finisce più. C'è già tanta gente che ha prenotato per domani mattina. Sì, altri hanno detto non vedevo l'ora di una cosa del genere, altri verranno proprio alle 5, mi hanno detto mi raccomando apri presto, che io sono puntuale, e altri invece alle 6, tutta gente diciamo di un'età non per forza giovanissima che però vuole sfruttare già il giorno. Vorrei che questo messaggio arrivasse anche ai più giovani, che esiste anche la mattina, essere in questo nuovo mondo che è ormai arrivato e che è cambiato, possiamo viverlo al meglio, questo è poco ma sicuro, se vogliamo.